Nelle presere catanzaresi è arrivata la neve. Le immagini che vi stiamo facendo vedere si riferiscono alla cittadina di Chiaravalle, che nel tardo pomeriggio è stata imbiancata dalla folta neve che si è abbattuta nella cittadina delle Preserre. Vi lasciamo a queste immagini girate dalla nostra troupe.
Thank you.
San Nicola da Crissa non funzionano i termosifoni, scuola media chiusa. Scuola secondaria di primo grado chiusa a San Nicola da Crissa, lo ha disposto il sindaco Giuseppe Condello con un'apposita ordinanza in cui si dà come motivazione i lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto di riscaldamento. Un provvedimento adottato al fine di tutelare la salute degli utilizzatori della struttura è arrivato in seguito in una segnalazione circa il malfunzionamento dei termosifoni. Da qui la verifica da parte dell'ente che ha rilevato delle criticità e dunque la necessità di intervenire anche in considerazione del fatto che l'eccezionale ondata di freddo in atto potrebbe comportare pregiudizio per l'incolumità del personale scolastico, docenti, personale ATA e studenti. Lavori all'impianto termico, niente lezioni per 3 giorni asseverato. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento e tutto in questa premessa l'ordinanza con cui il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, ha disposto la sospensione delle attività didattiche per le giornate di oggi, domani e dopodomani della scuola primaria Laura Vicuna di Via Olimpia. Le opere da eseguire consistono nella revisione generale degli impianti termici con sostituzione della caldaia. E allora ecco l'ordinanza contingibile e urgente, sottolinea Vacca, per tutelare la salute degli utilizzatori della struttura scolastica. Copia del provvedimento è stata inviata alle autorità competenti. Freddo e senza riscaldamento, chiuso Tribunale Castrovillari. Udienze sospese fino al prossimo 18 febbraio nel Tribunale di Castrovillari a causa del freddo, l'impianto di riscaldamento nel Palazzo di Giustizia infatti non funziona e per questo motivo il Presidente del Tribunale, Massimo Lento, con un proprio decreto ha deciso la chiusura. Vista la particolare situazione climatica che fa registrare temperature al di sotto della media stagionale, si legge nel decreto emanato dal Presidente Lento, visto che nonostante si sia già da tempo perfezionata la procedura prevista per la riparazione dell'impianto di riscaldamento, lo stesso non è ancora funzionante. Atteso che nelle aule di udienza si registrano temperature estremamente rigide, anche pari a 10 gradi, Lento ha disposto che le udienze civili e penali siano sospese dall'8 febbraio al 18 febbraio 2023, salvo revoca in caso di riparazione dell'impianto. Dall'8 al 18 febbraio, si evidenzia nel decreto, saranno trattati i processi urgenti e indifferibili, e in particolare quelli con rito direttissimo, quelli con imputati sottoposti a misura cautelare, i procedimenti d'urgenza in materia civile, nonché le udienze cartolari. Il decreto del Presidente Lento è stato comunicato al Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, al Procuratore Generale della Repubblica, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e ai magistrati in servizio presso il Tribunale. Arrestato a Bali il latitante di 'ndrangheta Antonio Strangio. Nei giorni scorsi, presso il Bali Nugara Rai International Airport di Bali, Indonesia, è stato arrestato dalla polizia della località turistica il latitante di 'ndrangheta Antonio Strangio, colpito dal Red Notice Interpol, l'avviso di cattura internazionale per i soggetti ricercati in tutto il mondo. Antonio Strangio, 32enne, legato all'omonima 'ndrina di San Luca e nota anche come Yankee, era ricercato per produzione e traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante del metodo mafioso nell'ambito dell'operazione denominata Eclissi 2, diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e condotta dal reparto investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria. Quella di Strangio è un'operazione che segue di poche ore la notizia, rimbalzata su tutte le testate internazionali, della cattura avvenuta a Saint-Étienne in Francia di Edgardo Greco, latitante da 17 anni, noto come chef dell''ndrangheta e condannato all'ergastolo per duplice omicidio. Con Strangio sono 42 i latitanti arrestati in tutto il mondo in poco meno di 3 anni dall'avvio del progetto ICAN, che sta raccogliendo i risultati di un lavoro volto a far conoscere nelle forze di polizia di 13 paesi quelli più esposti alla minaccia. La consapevolezza della pericolosità globale dell''ndrangheta, che fino a poco tempo fa veniva considerata un fenomeno folcloristico italiano e non una potente organizzazione criminale che si è fatta impresa in tutto il mondo, che opera attraverso piattaforme criptate, paga in criptovalute e che inquina il tessuto economico e finanziario della realtà che colonizza. Processo d'appello su presunti mandanti omicidio Pagliuso, procuratore generale chiede conferme condanne. Arriva la richiesta di conferma dell'ergastolo per i presunti mandanti dell'omicidio dell'avvocato penalista Francesco Pagliuso, avvenuto a Lamezia nella notte tra il 9 e il 10 agosto 2016. Il procuratore generale Marisa Manzini, a termine della sua requisitoria, nell'udienza di oggi, in corte d'assise d'appello, ha chiesto la conferma delle pene.
In primo grado, nell'ambito del rito abbreviato che si è concluso a giugno 2021, sono stati condannati all'ergastolo Pino e Luciano Scalise, padre e figlio di Soveria Mannelli, ritenuti mandanti. Ieri il PG ha chiesto quindi la conferma all'ergastolo, mentre per i reati diversi dall'omicidio erano state condannate altre tre persone in primo grado: Angelo Rotella, 8 anni e 4 mesi, Andrea Scalzo, 8 anni e 2 mesi, e Vincenzo Mario Domanico, 6 anni e 8 mesi. 5 invece le assoluzioni in primo grado. Ieri è stata chiesta la conferma di tutte le pene, mentre per Andrea Scalzo il PG ha chiesto una rideterminazione a 7 anni per correzione di calcolo, è stato precisato nel corso dell'udienza. Hanno discusso inoltre le parti civili. Il processo è alle battute finali. Le prossime udienze sono state fissate al 23 febbraio, 10 e 24 marzo e saranno dedicate alle conclusioni delle discussioni di alcune parti civili e poi si proseguirà con i difensori degli imputati e successivamente la sentenza. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Incendiato furgone ditta impegnata in lavori per il comune del Vibonese. Intimidazione ieri a San Giovanni, frazione del comune di Mileto, con l'incendio di un furgone di proprietà di una ditta che stava svolgendo per conto dell'ente locale alcuni lavori per la raccolta delle acque bianche. Il veicolo era parcheggiato accanto alla scuola primaria. Sono state alcune persone del posto, una volta aver notato il fumo e le fiamme che hanno interessato il mezzo, a far scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno circoscritto il rogo e il personale della polizia municipale per la messa in sicurezza della zona, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini del caso. Ospedale Serra al Centro mostra preoccupazione, l'atto aziendale fa regredire il diritto alla salute. Ci troviamo ancora una volta nella condizione di dover svolgere un ruolo che dovrebbe essere di competenza del sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, quello di denunciare pubblicamente le innumerevoli disfunzioni sanitarie che giornalmente colpiscono il nostro territorio. Gli esponenti del gruppo Serra al Centro, Nancy Rachiele e Giuseppe Zangari, esprimono la loro preoccupazione perché da 15 giorni presso la radiologia dell'ospedale gli utenti sono in attesa di ricevere i referti, la TAC è fuori uso, come anche gli apparecchi dental scan e ortopanoramica, e non capiscono per quale motivo non si intervenga con determinazione per trovare una rapida soluzione per poter garantire un servizio essenziale quale quello sanitario. I due rappresentanti del gruppo additano il caos totale che si riflette sulla pelle dei cittadini inermi e bisognosi che si vedono negare il diritto alla salute e che potrebbe trovare un'ulteriore beffa con il nuovo atto aziendale licenziato dal commissario alla sanità vibonese Giuseppe Giuliano. Se come appare abbastanza chiaro ci saranno delle ulteriori cesoie sui servizi sanitari dell'entroterra e del nosocomio locale. Oltre alle questioni di sostanza, i due esponenti sollevano perplessità sulla forma e rilevano che l'adozione dell'atto aziendale suscita preoccupazione per la modalità discutibile con il quale è stato adottato, comunicandolo solo successivamente alle organizzazioni sindacali e non preventivamente, come invece prevede la normativa vigente, poiché sono loro che conoscono bene le nostre realtà territoriali. Rachiele e Zangari ritengono che sia solo l'ultimo di tutta una serie di segnali che confermano il disinteresse degli organi competenti dell'ASP di Vibo Valentia circa esigenze di un territorio bisognoso di sanità pubblica efficiente. Ma il management sanitario vibonese, aggiungono, sembra voler andare nella direzione opposta, cancellando uno alla volta i servizi sanitari che negli anni 70 in avanti erano stati garantiti nel nome del Servizio Sanitario Nazionale, basato sulla universalità delle prestazioni e sull'uguaglianza dei cittadini. Serra al Centro si oppone a qualsiasi politica sanitaria che faccia regredire il nostro territorio e per questo invita la popolazione ad attivarsi al fine di rivendicare il sacrosanto diritto alla salute di tutti in tutte le sue forme, con o senza il supporto delle autorità locali, che al momento sembrano essere conniventi con chi ad oggi mina contro il territorio montano e si interessa palesemente ed esclusivamente a potenziare i servizi della costa della nostra provincia. Ospedale San Bruno, il comitato disponibile al confronto, ma non al baratto di reparti. Il commissario Giuliano vuole far passare come potenziamento l'istituzione di un dipartimento funzionale, iter aziendale, post-acuzie e riabilitazione, probabilmente 10 posti letto, quando la rete ospedaliera vigente prevede per l'ospedale di Serra San Bruno un reparto di riabilitazione e struttura complessa con 20 posti letto.
Il comitato San Bruno controreplica al commissario dell'ASP di Vibo Valentia, rilevando che lo stesso non chiarisce dove andranno a finire i 20 posti letto di lungo degenza previsti sempre nella rete ospedaliera e non parla, o meglio non dice, a differenza di quanto affermato dal Dipartimento regionale, in merito all'incremento della chirurgia e dell'intenzione del presidente Occhiuto di utilizzare al meglio le sale operatorie attualmente esistenti all'interno del presidio. Inoltre, secondo Sodalizio, non vi è traccia di alcun riferimento rispetto all'allocazione della casa della comunità, se avverrà all'interno o all'esterno dell'ospedale, perché questo è un elemento fondamentale per il potenziamento o il ridimensionamento dell'ospedale, e perché un conto è fare una programmazione con un intero piano del nosocomio libero, dove si possono allocare tranquillamente reparti ed ambulatori previsti dalla rete ospedaliera. Un conto è fare una programmazione diversa, tenendo conto del fatto che un intero piano del nosocomio verrebbe occupato dalla casa della comunità. Il comitato si dice disponibile, anzi ansioso, di avere un confronto con il commissario Giuliano e ribadisce che non ha altri fini se non quello del miglioramento e del potenziamento dell'ospedale San Bruno e della medicina territoriale del comprensorio. Nulla chiede se non quanto previsto dalla vigente organizzazione della rete ospedaliera. Il comitato è disponibilissimo ad accogliere miglioramenti per quanto riguarda nuovi servizi e nuovi reparti, ma non barattare nuovi reparti o nuovi servizi a discapito di quelli già previsti. Regione Calabria a Casa Sanremo dal 9 febbraio al Palafiori per promozione settore pesca e agricoltura. La Regione Calabria, col Dipartimento Agricoltura guidato dall'assessore Gianluca Gallo, sarà fra i protagonisti di Casa Sanremo Banca IFIS. Con l'intento di promuovere le eccellenze calabresi del settore agroalimentari, con particolare riferimento al settore pesca, tramite una vetrina d'eccezione che permetterà di entrare in contatto con realtà altrettanto prestigiose e creare nuove opportunità e collaborazioni, la Calabria sarà sotto i riflettori di Casa Sanremo fino all'11 febbraio, con un'importante presenza all'interno del Palafiori. Un momento di grande visibilità sarà garantito da Casa Sanremo TV, la digital TV ufficiale dell'area Hospitality del Festival della Canzone Italiana. Giovedì 9 febbraio alle 15:30, in occasione dello show L'Italia in vetrina, il dirigente regionale del settore caccia e pesca Bruno Zito e Katia Gentile, presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio, saranno ospiti della trasmissione condotta da Veronica Maia per discutere del tema agricoltura e pesca in Calabria. Durante la puntata il pubblico potrà seguire lo show cooking dello chef Ercole Villirino, che preparerà i macaroon, mentre Pietro Tangari, ambasciatore delle eccellenze calabresi, presenterà il Cappello della Strega, un omaggio gastronomico simbolico ispirato alla vicenda umana e giudiziaria di Cecilia Faragò, ultima donna della storia ad essere stata processata per il reato di stregoneria, oggi uno dei marcatori identitari distintivi della Calabria. A Davoli Marina presentato il libro Le ultime tarantate. Presso il Centro Polifunzionale della Cultura a Davoli Marina è stato presentato il volume Le ultime tarantate di Angelo Angelastro e Pierpaolo Giorgi e che ha registrato il tutto, se così possiamo dire, esaurito. Un evento organizzato dall'Associazione Volontariato Vincenziano, gruppo incontro Biblioteca Pubblica di Davoli del direttore Aldo Marcellino. Sì, questa volta la richiesta ci è pervenuta da Angelo Angelastro, che è un giornalista della RAI italiana. E il suo libro è un libro che parla delle tradizioni, in particolare è titolato Le ultime tarantate. Questo libro nasce dalla collaborazione tra Angelo e Pierpaolo di De Giorgio, leggo perché non ricordo bene i nomi, il quale era appunto un artista. Vedendolo operare, lui ha pensato di poter collaborare nello scrivere questo libro che possa spiegare meglio queste tradizioni popolari così importanti in alcune zone d'Italia. Prossime iniziative della biblioteca. Sono tantissime nuove iniziative. Intanto abbiamo un nuovo sito. Abbiamo ricreato il sito aggiungendo praticamente delle cose nuovissime, come per esempio una biblioteca digitale che comprende ben 2.500 volumi italiani e altri 3.000 stranieri. Sono
sono consultabili, scaricabili sul nostro sito, e in più stiamo facendo la scuola personalizzata per gli over 50 che vogliono imparare a usare la tastiera, il computer, perché oggi senza computer si è fuori mondo praticamente. Ancora diciamo pure che questo sito così ampliato parla un po' dei posti migliori della Calabria, se stiamo cercando di trovare quei posti simpatici, curiosi, che possono attrarre le persone, quindi fiabe, leggende, come ad iniziare dai portali di Davoli Superiore, che sono uno spettacolo. Presenti a questa importante iniziativa Danilo Gatti e Andrea Bressi. Danilo, quanto ci manca quella tarantella Power? Va bene, diciamo, non manca intanto perché tornerà, diciamo, sulla costa ionica. Quest'anno c'è un progetto nuovo su Monasterace per una collaborazione che è nata lì in quel comune. È un po' un ritorno alle origini, quello non tanto degli spettacoli quanto proprio dello studio, della conoscenza di questa tradizione che, nonostante le apparenze, perché ci sono tarantella a tutti i parti, però in verità, secondo me, ancora nessuno la conosce bene. Cosa ci dice di questo libro? Questo libro è una testimonianza storica straordinaria, e quindi è giusto parlare di un fenomeno che, nonostante sia terminato storicamente, continua a influenzare la realtà contemporanea attraverso i suoi successori, quelli che oggi continuano a danzare e a suonare prendendo le mosse da una storia che a quei tempi era completamente diversa e oggi è un'altra cosa, e quindi parliamo di questo. Ad allietare questa sera la serata con i suoi mezzi Andrea Bressi, molto conosciuto sul territorio, cosa ci farà ascoltare questa sera? Legheremo alla tarantola pugliese brani della nostra tradizione locale, perché il tarantismo in tempi che furono era attestato anche in Calabria, in Sicilia, e quindi la paura per la tarantola, che noi chiamiamo acirantola, rimane nei ricordi, nei detti e nei canti, e noi riproporremo qualcosa del genere. Cosa ne pensi di questo libro? Io non ho avuto modo di leggerlo ancora personalmente, però conosco il fenomeno e, oltre ad essere oggi interprete della tradizione, sarò un attento auditore ad apprendere nuove cose su questo importante mito della taranta pugliese. Sempre con il maestro Danilo Gatti. Gatto, maestro di vita, amico, ci troviamo sempre in ambiti culturali, o insieme o perché veniamo comunque invitati, ci ritroviamo a portare avanti questa Calabria che è ricca di tradizioni. Sì, diciamo che ormai la biblioteca qui a Davoli dei Vincenziani è una realtà non solo per Davoli ma per tutto il comprensorio, e credo punto di riferimento per l'intera regione, perché è cresciuta in questi anni veramente in modo esponenziale, quindi questo è un fatto positivo soprattutto per la cultura del territorio, e noi di questo siamo grati a tutti quelli che collaborano con il presidente Marcellino. Stasera è una serata particolare organizzata da loro, serata dove noi come comune siamo stati coinvolti da subito. Io mi sono insieme all'amministrazione ci siamo resi disponibili a concedere questa sala, questa struttura, tant'è vero che abbiamo dato anche il patrocinio all'iniziativa, perché è un fatto, ecco, che questo libro tratterà degli aspetti culturali, se vogliamo, quegli aspetti religiosi, quegli aspetti civili delle tradizioni, delle antiche tradizioni che si verificavano un tempo nei paesi, oggi vanno sempre più perdendosi, ecco, però ricordare queste nostre tradizioni dal punto di vista anche di uno scritto letterario, perché poi questa è una ricerca su una tematica molto molto delicata e molto molto importante, perché se vogliamo andiamo a trattare un tema che non ha solo risvolti di carattere culturale, di carattere tradizionale, ma andiamo a toccare anche dei momenti, a scoprire delle realtà che un tempo, forse quando ancora nell'immediato dopoguerra regnava quella mancanza forte come c'è
o dovrebbe esserci oggi, di cultura, ecco, nelle famiglie contadine c'erano queste situazioni di esaltazione spirituale dove si pensava di poter guarire da determinate situazioni facendo queste diciamo danze ancestrali con musica, con canti, con riti, e questo è un fatto secondo me che va ricordato, è un fatto che ci porta alle tradizioni, alle culture e anche a scoprire mondi, forse per noi non li abbiamo visti, ma mondi diciamo che ci sono stati ma che noi non abbiamo visto nel nostro vissuto. Un'importante iniziativa è organizzata dalla biblioteca del professore Aldo Marcellino con questo libro scritto da lei sul tarantismo. Sì, abbiamo pubblicato questo libro nel tentativo di lasciare traccia di un fenomeno che è praticamente archiviato, scomparso. Sono foto diciamo scattate nel 1978 ad una delle ultime diciamo testimonianze pubbliche del rito del tarantismo, ce ne sono state altre naturalmente, ma il tarantismo stava già scemando alla fine degli anni 70, foto rimaste in un archivio personale per tanto tempo, poi abbiamo deciso di pubblicarle per offrirle diciamo anche allo studio, alla riflessione, alla conoscenza di un fenomeno che è molto importante per praticamente tutta l'area meridionale, in particolare per la Puglia, ma non solo per la Puglia. Ci vuole tanta passione per fare questo tipo di lavoro? Sì, ci vuole passione e soprattutto dedizione, perché il tarantismo non è un fenomeno semplice da interpretare, da raccontare, perché molte sono i rinvii interni alle culture antiche, alle condizioni diciamo di sofferenza delle donne nel sud dei decenni passati, per cui non è facile dire una parola definitiva su questo fenomeno, sono tanti gli studiosi che lo approfondiscono, ma ancora ci sono dubbi sulla interpretazione. Questo libro è un piccolo contributo a chi si occupa del fenomeno. Santo Paolo, Santo Paolo, tu catena Mascio Paolo, non catena la mia, ma sul figlio di Maria. Yeah.
Padova. Allora, il maestro Danilo Gatto ci ricordava che paese che vai, dialetto che trovi, canto che trovi. Quindi adesso vi faremo un canto specifico dell'area del Reventino, un canto a tre voci suonato con l'organetto, dove c'era una persona che cantava la strofa e la seconda faceva l'accordo e la votata, a imitazione della zampogna di quel bordone che faceva l'accompagnamento. Giuseppe, i due Giuseppi e Andrea canto alla Petra Iaccara, perché c'è una località che si chiama Petre Bianche dove era molto in uso questo canto. Un po' spontaneo.